Salve amici, come state? Benvenuti! Oggi vi porto un'anteprima speciale di Terra Amara. Fusan e Sermin parlano della gravidanza di Zulia e, Mujeigan, che ha sentito tutto, si reca nell'ufficio di Umit chiedendo di parlargli da sola. Umit la invita a bere qualcosa, ma Mujeigan risponde che non vuole nulla e che è andata solo a dirgli qualcosa perché presume che lui non l'abbia ancora scoperto. Umit le chiede cosa sia successo e, non ricevendo risposta, insiste preoccupato. Mujeigan spiega che si tratta di qualcosa che le farà molto male. Umit chiede se è successo qualcosa a Demir. Mujeigan risponde che non è successo a Demir, ma che Zulia è incinta. Così Umit è scioccato. Zulia chiama l'ospedale per prendere un appuntamento. Le viene detto che quel giorno c'è un posto disponibile. Zulia commenta tristemente che Demir voleva andare, ma che può raggiungerla al prossimo appuntamento e decide di andare da sola. Umit esce infuriata dall'ospedale. Mujeigan la invita a calmarsi e le chiede cosa farà. Umit risponde che racconterà tutto a Zulia. Mujeigan dice che può capire la sua rabbia, ma non è il momento giusto per farlo e le chiede di andare a parlare con calma per riflettere. Ma Umit dice che è il momento giusto per raccontare tutto a Zulia e scoprire che tipo di persona è Demir, in modo da poter decidere se avere il bambino o no. Sulla strada un gallone di olio cade su un camion. Pochi istanti dopo Zulia passa sopra l'olio e inizia a perdere il controllo dell'auto. Così finisce per schiantarsi contro un albero. Umit scende sulla stessa strada e vede l'auto incidentata. Così preoccupato, scende e vede Zulia. Umit la chiama e Zulia, quasi svenuta, implora aiuto. Ma Umit la lascia lì e torna alla sua auto. Tuttavia, dopo averci pensato, torna da Zulia per stenderla sul sedile e controllarla. Le promette che starà bene. Passa una macchina, così Umit chiede loro aiuto. Portano Zulia all'ospedale, dove Umit la soccorre, le segnala le fratture riscontrate e la porta in sala operatoria. Gli uomini che hanno soccorso Zulia commentano che è stata fortunata a essere stata trovata da Umit, altrimenti sarebbe morta. Batiyar vede l'agitazione nell'ospedale e chiede a un'infermiera cosa è successo. L'infermiera spiega che Zulia ha avuto un grave incidente e che la opereranno perché le sue condizioni sono molto delicate. Gli uomini dicono a Batiyar che Umit ha salvato Zulia e che non pensano sia stato un incidente, ma che forse qualcuno aveva intenzione di ucciderla perché c'era dell'olio sulla strada e per questo Zulia ha perso il controllo dell'auto e si è schiantata. E si chiedono chi sia in grado di fare una cosa del genere. Sermin e Fusan arrivano all'ospedale per prendere delle medicine. Fusan le chiede di andare a parlare con Umit mentre lei va in bagno. Sermin accetta ed entra nell'ufficio di Umit, ma non la trova. Così si lamenta del fatto che non c'è mai quando ne ha bisogno e si siede ad aspettare. Vede però che sul tavolo c'è una busta del segretario del Ministero della Sanità, che ora è Sabahattin. Così si lamenta del suo successo. Fusan la chiama. Così Sermin prende la busta e le chiede cosa c'è che non va. Fusan le dice che Zulia ha avuto un altro incidente e che è molto delicata, quindi la opereranno. Così corrono entrambe in sala operatoria. Nella villa Gulten cerca di consolare Fadik e gli chiede di credere a Razit, che non ha nulla a che fare con la donna. Sevda arriva e vede Fadik piangere e cerca di tirarla su di morale. In quel momento ricevono una telefonata a cui Sevda risponde e, dopo aver saputo delle condizioni di Zulia, si precipita in ospedale, mentre Gulten e Fadik singhiozzano augurando a Zulia di guarire. Lutfiai e Fekeli parlano della relazione tra Fikret e Mujeigan. Lutfiai le chiede la sua opinione in merito e Fekeli le chiede se non approva la relazione. Lutfiai spiega che non conosce il loro passato, ma per quanto ne sa Fikret è arrivato quando Mujeigan e Ilmaz erano ancora sposati e i tre vivevano insieme. Quindi non sa come sentirsi al riguardo. Fekeli le dice che quando Fikret è arrivato lì non c'era più nulla tra Ilmaz e Mujeigan, e che anche se erano ancora marito e moglie non si amavano.
Quindi se Yılmaz fosse ancora vivo avrebbero divorziato. Inoltre la relazione tra Fikret e lei è avvenuta dopo la morte di Yılmaz. Quindi ha solo avvertito Fikret che se non amava davvero Mujeigan doveva stare lontano da lei. Lutfiye chiede se allora approva la relazione. Fekeli dice che se si amano la approva. Lutfiye cerca di ribattere ma Fekeli commenta che hanno un problema. Chiede cosa sia successo. Così Fekeli le dice che Fikret e Umit erano una coppia. Lutfiye è scioccata e si chiede se allora Fikret uscisse contemporaneamente con Mujeigan e Umit. Fekeli dice che non hanno mai finito di conoscere Fikret e Lutfiye dice che dovrebbero avvertire Mujeigan di tutto. Ma Fekeli dice che questo non risolverà il problema perché ci sono molti altri problemi come Umit, Fikret e Batiyar che stanno cospirando. In quel momento vengono informati che Zulia ha avuto un incidente molto grave, così Lutfiye e Fekeli si precipitano all'ospedale. Sevda arriva con Sermin e chiede notizie. Sermin le dice che i medici non hanno detto nulla e che devono solo sperare per il meglio. Dice che i medici hanno portato Zulia in sala operatoria senza dire nulla e quando è uscita un'infermiera ha detto loro solo che Zulia sarebbe stata bene ma non potevano chiederle del bambino. Sevda confusa chiede del bambino. Sermin le dice che Zulia è incinta e le chiede se non gliel'ha detto. Sevda scioccata scoppia in lacrime dalla preoccupazione. Sevda chiede se Demir ha saputo dell'incidente, Sermin risponde che non sono riusciti a contattarlo, Lutfiye arriva e chiede di Zulia. Sermin risponde che non hanno notizie di lei e che possono solo sperare per il meglio, Lutfiye si rammarica per l'accaduto e vedendo Sevda piangere cerca di tirarla su di morale. Fekeli parla con Batiyar e un poliziotto. Che gli dice che l'incidente di Zulia è avvenuto perché c'era dell'olio sulla strada e questo ha fatto sì che Zulia perdesse il controllo dell'auto. Fekeli chiede dell'olio e Batiyar risponde che a quanto pare è stato lasciato lì di proposito. Fekeli è scioccato e il poliziotto se ne va. Batiyar dice a Fekeli che sono stati trovati dei contenitori di olio sul ciglio della strada e che un testimone sulla scena ha detto che l'incidente è stato intenzionale. Fekeli gli chiede se pensa che sia stato Fikret. Batiyar risponde che non vuole accusarlo ma che è fuori controllo e non riesce a capire il suo ragionamento o il suo scopo attuale. Fekeli dice che Fikret non sa cosa sta facendo ma si assicurerà di scoprire se è stato Fikret. E così si conclude questa anteprima. Alla prossima volta!